Tante sono le novità della 26ª edizione, a cominciare dal rinnovamento del cast artistico che vedrà, come sempre, gruppi provenienti da tutta Italia, gruppi rappresentativi del cast medievale che gira il mondo e che arriveranno qui a Brindisi Montagna per offrire il meglio di sé. Spettacoli sicuramente nuovi, innovativi e tradizionali, a cominciare da quello del fuoco. Abbiamo dato più spazio a questo forma spettacolare, poi in più ci saranno comunque, come sempre, tre gruppi musicali, maghi, saltimbanchi, giullari, giocolieri, combattenti, mercanti, e in più un'altra novità è quella della ancora più presenza di produttori locali, di stendisti del posto che offriranno tantissimi prodotti e prodotti locali. In più quest'anno ci saranno anche offerte enogastronomiche da fuori regione. Giornate Medievali rappresenta e dovrà rappresentare sempre più il futuro di Brindisi Montagna. Non deve essere più considerato come un evento, ma come un parte di quello che è l'aspetto non solo estetico, ma anche interiore del paese. Più attività da fare durante l'anno, soprattutto dal punto di vista imprenditoriale. Io mi auguro che il paese sia sempre più fiorente di attività artigianali e anche ristorative che facciano vivere il Medioevo quanto più mesi all'anno possibile. Quindi io spero che ci sia un pullulare di nascite di nuove aziende che sfruttino questo evento per più tempo possibile. Io mi auguro che la comunità sempre più sia fiera di questo evento, la faccia sua e che possa veramente rappresentare un futuro possibile per la comunità, ma soprattutto per i nostri giovani.